Sindacati di nuovo in piazza contro l'ampliamento dell'utilizzo dei voucher in agricoltura, al centro della protesta gli emendamenti alla legge 96 del 2017 sul lavoro occasionale inseriti nel decreto dignità. Fai CISL, Fly CGL e Willa Will chiedono al Parlamento di respingerli perché penalizzanti per i lavoratori. Dietro le ragioni di una maggiore facilità per le imprese di assumere e di assumere i lavoratori in maniera occasionale, di fatto si nascondono e si annidano delle semplificazioni sul piano dei diritti e delle tutele. Si rischia di spingere il settore, denunciano le sigle, verso il lavoro nero. Estensione dei voucher, dunque inutile e dannosa, denuncia ancora la UILA. In realtà il lavoro occasionale è già disciplinato nel nostro ordinamento da oltre 10 anni e solo grazie alla legge 96 del 2017 siamo riusciti a contenere e ad evitare l'utilizzo fraudolento di questo strumento. Tra le modifiche che preoccupano di più, l'ampliamento del periodo di utilizzo dei voucher da 3 a 10 giorni e la possibilità di spalmare le 4 ore di lavoro previste per legge come minimo giornaliero in questo arco di tempo. Significa che io legittimerò un datore di lavoro a giustificare la presenza giornaliera dei lavoratori che magari stanno prestando la loro attività in nero, dichiarando appena 24 minuti di lavoro regolare al giorno. Per rispondere alle esigenze delle imprese esistono già strumenti di flessibilità come la stagionalità e il lavoro intermittente. Allargare l'utilizzo dei voucher, sottolineano i sindacati, rischia anche di compromettere quel percorso di emersione e legalità avviato negli ultimi anni con la legge del 2016 sul caporalato.